A voi che siete, dicevano, tanti figli di combattenti della FEP, che stati in questo territorio, i veterani che sono anche con voi, che hanno combattuto per in quegli anni, della città non può altro dire di grazie per quello che è stato fatto da parte dei vostri genitori, perché questa città è una città che ha avuto anche nella FEP un popolo di brasiliani che è stato liberato grazie a loro all'interno di quelle che sono state la guerra di liberazione e di resistenza di quegli anni. Quindi oggi il fatto che siate venuti qua è stato per noi un piacere, una gioia per riconoscere forse in forma postuma, voglio dire, però i valori di allora sono credo ancora i valori di oggi e l'idea che la resistenza sia anche stato un momento in cui ci sono state tante nazionalità, perché se noi andiamo a vedere anche all'interno dei tanti gruppi che ci sono stati, non c'erano mai solo degli italiani, cioè, ma c'erano gruppi di tante nazionalità che si ribellavano poi fatemi anche un'altra parola, un ringraziamento particolare a Levoni, che è lui che organizza e tiene alto questo ricordo della frente dei brasiliani sul territorio di Sassuolo. Per una riunione con l'amministrazione, quella precedente ma anche quella di oggi, che ha avuto io il piacere di lasciare lo spazio per realizzare queste attività e queste iniziative, con l'impegno di poterci rivedere nei prossimi anni in queste terre. Chiamando sempre voi i volentieri per quello che c'è stato, per quello che avete rappresentato, per quello che ha rappresentato quella storia in questi momenti che allora sono stati sempre orribili, ma credo che noi dobbiamo portare questo ringraziamento dovuto ed è un piacere avervi qui oggi anche per il nostro fare Os brasileiros chegaram no dia 22 de abril de 1945. E esse homem aqui, na minha frente, ele era um menino, porque estava com 13 anos, talvez o mais novo dos partigiani da Itália. Pensem que já com 13 anos essa pessoa estava com uma arma, uma metralhadora na mão, né, para defender a própria pátria. O Mascarenhas que encontrou com ele no dia de Natal. Vigília di Natale, Babbo Natale. Na véspera de Natal, a saber, a conhecer a história dele, queria adotá-lo e levá-lo para o Brasil para que vivesse uma vida melhor, sem aquele drama da guerra. Mas o romano Balilla Levoni, ele tinha uma missão da vida que ainda hoje ele continua levando à frente essa missão, que era o resgate do chefe dele, que era um cabo, um chefe de uma formação partigiana, que foi morto pelos próprios companheiros por questões políticas. E o Levoni não aceitou esse fato e ainda hoje está tentando resgatar a memória. E esse monumento nós devemos a ele, que foi ele que há 3 anos quis, de toda forma, erguer esse monumento, adotou esse espaço aqui, cuida desse espaço, cuida, nos ajuda na preservação da memória da Força Expedicionária Brasileira. Então, eu peço para vocês todos uma salva de palmas para esse homem.